Nuovo? Come di nuovo? Lo dico di nuovo. Di nuovo cosa? Alla torna a cagà. Oh, madonna del signore. Ma va un po' per là, caspessa, madonna, signore. Scusate, eh. Scusè, non è figlia mia, ne? Ma no, caccadoro, dire, caccadoro. Assuncì. E assuncì. Ma son... Scusa, ne? Scusi, non è tanto bello nemmeno dei, nei confronti dei signori. Chiedo scusa. Ma ci ha pensato che cosa farle fare da grande lei? Sì. Bene, cosa? L'Avelina astriesi alla notizia. No. E perché proprio l'Avelina astriesi alla notizia? Così risparmi i soldi per mandarla a scuola. E se non le viene su tanto bellina? La mando a Quark. E via. E se non le piacciono gli animali? Niente televisione! Dove la manda? E dove la mando? E dove la manda? E dove la mando? E dove la manda? La mando a cagare! La mando. Che mi sembra anche abbastanza portata, devo dire. Che croce! Sì. Cassetta! Ehi, pianto Tomin, Cassetta un po'. Ha già pensato cosa fargli fare da grande il... Mamma, dama, ma qua fa? Parai a dör. Sì. Si era quasi svegliato. Si era svegliato. Adesso si è incassato anche la quinta vertebra, però. Ha già pensato cosa fargli fare da grande il suo? Sono un po' indecisa. Oh, tra il boss della camorra e il calciatore. Ma lì è difficile, ne? C'è soltanto uno che è riuscito a fare tutte e due, ma quelli le fenomeno. Chi è lei? Chi è lei? Maradona. Ma lì è dura, ne? Certo. Cassanta, madama, ma se le viene su un po' goi? Goi? Goi. Cosa che lei goi? Goi. Goi. Cos'è? Vai con lei. Cupio. Allora magari lo mando con la sua a farla venire al teso, la notizia, ma no, pautasso. Ma capensa, madama, questi due a corso, aspetto un sema, a ciolo, e mia chiera diventuma con suocera, madama Barbero. E pensare a qualcosa di bello, madama, pautasso. Forse le mie... pensiamo al garzone del macellaio. Oh, mi povera donna, madama, mi capisco più niente. Se penso a chi è lì... Non so niente, che stava ci tocca a farlo, ma dove va, madama? Costa che ci tocca a farlo, madama! Ma qua fa l'eo? Ma no, è che sono tutte citate. Ma lei capito, ma cavè, sì. Oh, madonna, non signor, quello lì. Oh, ma io vado tutti i giorni dal macellaio. Oh, lo so. Pur di vederlo. Oh, lo so. Con lì out, biun, due spalle parai, se tanto mi dà tanto, oh, madonna. Mi capisco più niente, ma... quando mi sbatte le bistecche. Oh, mi povera donna. Ammentite le caudane, sausa tutta la combinera, ammentite la testa punciva, madama Pautasso. Ma caspeva, no. Madama, coie. E quando vai da lui, dal macellaio? Ah, che mi disegna. Eh? Poco. Cosa? Già capì. La macelleria pian parai a già. Tu apri la porta, ti vede entrare, si sporge verso il bancone, ti guarda e ti dice: lo vuole l'osso per fare il brodo. Madonna mia, mica stava accetto che serco mio. No, ma cavera, sì, madama. Guarda che non dice niente, che stava accetto che parla. Puoi parlare? Certo. Ma fino adesso che andiamo a castare... Ma non modo di dire in piemontese. Ah, modo di dire piemontese. Certo. Ma scusa. Niente. Se l'hai già mai fatti fare da lui quei cosi... rotondi... col curdin. Ma col curdin no! No! Con la capima... Le rolate! No! Ma di carne ciapullata me ne faccio fare mezzo chilo e mezza alla volta! Madonna, ma... Madama! Sì, mi dico. Per sdiglio. Sì. Io lo sogno tutte le notti. Oh, con conto, per piacere, con conto. Adesso hai conto, praticamente. Sì, praticamente. Mie chi è? Lo sogno tutte le notti. Il garzone del macellaio. Con conto. Allora adesso hai conto, praticamente, no? No? Allora, dice, praticamente, no? Mia che è? Sì. Dentro, cioè, che sì, anciapa, campa dentro la cellula frigorifera. Ma davvero? Sì. A chiude la porta, a chiave, e accampa via la ciao. Ma davvero? Ma sì. Al freddo, tutta la notte. Tutta la notte. Mia che è? Ma da buon. Sì. Ma al freddo. Senza ventriera. No, all'aria. Ah, boh, basta.
Comunque, Gunther, adesso hai Gunther. No, perché guarda che è un bel sogno. Praticamente. Ma guarda che un sogno così sì, appunto, non le torna mai più. Più, no? Esatto. Ma per chi la chiara sì, entra la frigorifera. Esatto. Guarda che un bel sogno. Stai zitto, Giulia, conto! Sono parole.